Volete crediti per sniperare, eh? Allora passate da u7buy.com e applicate lo sconto il cine in minuscolo per avere il 5% di sconto, link in descrizione. Ragazzi, oggi siamo qui in After per spiegare come sniperare come il king dello sniping. Quindi questo video è molto importante. Oggi vi spiegherò come ogni anno faccio ai nuovi che magari si approcciano a questo stile di compravendita, che magari stanno per la maggior parte su console e quindi vogliono imparare con il joystick a sniperare su FIFA 21. Questo è il video che fa per voi, quindi guardatelo fino alla fine perché è importante. Vi spiegherò le mie tecniche, quindi adesso iniziamo subito carichi. Prima di tutto però vi devo far vedere un attimo come utilizzare il joystick. Chi fa? Devo andare in bagno. Mamma mia, oh quanto è lento sto EA Sports. Devo tirare giù una di quelle cose che non avete idea, però comunque il King è qui per spiegarvi. Prima di tutto vediamo un attimo quali sono le basi. Il mercato si aggiorna costantemente e quindi le carte che vedete quando andate a fare una ricerca sono in continuo aggiornamento. Ovviamente per questo motivo noi mettiamo prezzo massimo di asta 15 milioni perché ci troviamo comodi a schiacciare L1 e andare piano piano a fare così. Poi voi potete farlo anche con la levetta, come vi è più comodo, cioè sta a voi guardare se andare così oppure con il dito. Io mi trovo più comodo perché con, schiacciando L1 sono già pronto con il pollice ad andare a utilizzare la levetta in caso uscisse una carta. Con R2 io vado a risettare a 15 milioni nel momento in cui, che ne so, io arrivo a 5 milioni e sono qui ancora a sniperare. Dico, ma che cavolo, va? A parte che se arrivate a 5 milioni siete dei pro perché vi butta fuori prima il gioco, eh? A 10 milioni già vi butta fuori se non riuscite a sniperare un giocatore. Comunque, 15 milioni con R2 vado a risettare e ricomincio da capo. Adesso, una volta fatto questo, si va a settare il minimo compra ora. Mettete caso che Iori sta a 31.030k, noi andiamo a settare il prezzo massimo compra ora 31.000 e inizierò a fare così e a fare la ricerca con triangolo. A 35 ci sarà, ok, perfetto. Quindi a 35 c'è, andiamo a settarlo a 31.000 e iniziamo a fare L1 continuamente per cercare di delayare il fatto della ricerca in modo che ci butti fuori nel maggior tempo possibile. Quindi abbiamo tempo per provare e tentare di trovare questo Yori e di sniperarlo. E vado a fare, dopo che ho fatto L1 un paio di volte, triangolo X, rifaccio L1 un paio di volte, triangolo X, sempre così. Io vi consiglio di iniziare lentamente per capire il meccanismo e piano piano poi andare veloce così. Poi un'altra cosa, ragazzi, importante: per evitare che vi buttino fuori subito dall'ultimate team e che dovete fare quella roba lì, quel giochino che odio degli animali, di metterli dritti, andiamo a utilizzare questo metodo che è cercare 4-5 volte così rapidamente, ok? E poi andiamo a fare 1, 2, 3, 4 e cerchiamo una volta sola, in modo che azzeriamo un po' il fatto di aver sniperato così veloce. Dopo 3 o 4 volte, raga, riprendiamo a fare 1, 2, 3, 4, 5 e poi riandiamo lentamente, in modo che se dovesse uscire una carta in quell'arco di tempo in cui andiamo a utilizzare quel metodo velocissimo, non ce la facciamo sfuggire ovviamente. E nel momento in cui dovesse uscire fuori la carta, io adesso risetto a 35 perché vi voglio far vedere un attimo rapidamente come funziona. Allora, questo qui sta a 35.750. Nel momento in cui vi esce la carta, voi cosa fate? Schiacciate X, andate con la levetta in giù velocissimo, rischiacciate X, io adesso non lo faccio, ritornate con la levetta su e rischiacciate X. È un giochetto un po' veloce da fare. Oltretutto vi spiegherò un'altra cosa. Però per ora quello che vi interessa memorizzare è X, levetta in giù, X, levetta in su, X di nuovo.
Quindi X levetta in giù, X levetta in su, X. Questo è il procedimento. Dovete fare un bel po' di pratica perché mi rendo conto da molti commenti che scrivono: ma come fai a essere già sul compra ora con quella velocità? Il fatto è la pratica. Cioè, se voi iniziate piano piano a gestire la velocità, allora vedrete che un sacco di carte riuscirete a prenderle. Poi quest'anno, vabbè, a parte che ci sono i bot e tutte queste cose, ce ne sono un botto di più. Però la sostanza è sempre quella. Io molte carte riesco a vincerle. Ovviamente se è una carta troppo bassa non riesco. Però la stragrande maggioranza delle sniperate riesco a farle, perché appunto sono veloce. E arrivo al secondo punto importante: come fare a velocizzarsi e a riuscire a prendere una carta prima di qualcun altro del bot. Allora, il segreto è molto semplice. Io vado a cercare la carta. Che cosa succede? Vedete che c'è questa schermata nera di un secondo in cui poi fa uscire le carte. E vedo che la ricerca sul mercato trasferimenti non ha dato alcun risultato. Voi andate a focalizzarvi su questa barra qui che continua a scomparire. Nel momento in cui questa barra qui, vedete che c'è subito, dovete essere concentrati, vedete che c'è questo delay che esce fuori, subito dovete andare a fare quel metodo lì. Cioè proprio in una frazione di secondo, in modo che la carta nel momento esatto in cui si displaya, già voi avete un punto a sfavore. Perché rispetto alla web app, ad esempio, sulla console c'è questa schermatina nera di un secondo, per cui un giocatore da web app è avvantaggiato, compra un secondo prima in teoria la carta rispetto a voi. Per questo motivo è importante anticipare la schermata, e nel momento esatto in cui vedete questa schermata nera dovete essere prontissimi e dire: cavoli, sta uscendo il giocatore, devo andare subito a fare X freccia in giù, X freccia in su, X, in modo rapidissimo. Io adesso qui sto cercando di sniperarne uno da un circa 5 minuti per farvi un po' vedere la velocità con cui faccio, perché è importante ragazzi la velocità. Mettiamo a 37. Vai. Ecco il metodo. Adesso ricomincio velocissimo. Non ci credo. Io sempre quando devo registrare i video faccio queste cose. Sono stato velocissimo, Comunque ragazzi, allora, ogni volta deve succedere così, che vado full retard perché riesco a sniperare una roba in modo brutal. Cioè vi faccio sempre l'esempio e poi come Allan l'anno scorso, mamma mia raga, muoro male. Quanto sono quelli? 30k di guadagno fatti così a mentre vi spiegavo. Comunque, quindi, ragazzi, mi raccomando, usate L1, io mi trovo comodissimo. Avete visto con che velocità sono riuscito a sniperare con la levetta? Cioè, io ho sempre il pollice sulla levetta, in modo che se vedo quel secondo di delay, di schermata nera, riesco ad andare ad anticipare tutti e andare velocissimo a fare su-giù. Però, ovviamente, questo va coordinato con la X. Voi andate ad acquistare un giocatore, dovete per forza schiacciare la X per andare sul compra ora, schiacciare la X levetta su e rischiacciare X per comprarlo definitivamente. Quindi è importante avere il controllo sulla levetta col pollice. Poi sta a voi la pratica, essere bravi, essere veloci e soprattutto alla connessione, perché la connessione fa tanto. Se voi avete una 1000 mega piuttosto che una 30 mega o una 50 mega, si sente notevolmente la differenza. Però io ho visto tantissime persone che riescono a sniperare tranquillamente anche con 20 mega
mega, 30 mega. Quindi secondo me sì, è un limite, però non è impossibile. Le occasioni ci sono sempre. Mi raccomando, fate pratica, cercate di utilizzare questi metodi che vi ho insegnato in questo video. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo con il pack opening, che faccio uscire, però mi è sembrato più importante far uscire questo prima. Ovviamente il video del pack opening l'ho registrato agli inizi, quando c'erano le SBC avanzate. Ho fatto tutto e ho trovato le bestie. Noi ci vediamo a un prossimo video. Un saluto dal Cina e bella lì. Blum!